homeless, senza tetto, senza fissa dimora, vagabondi, barboni, mendicanti, sans-papier, tantissimi modi per raccontare in una parola sola gli invisibili. Ecco, secondo le stime ufficiali, in Italia ci sono 100.000 invisibili, ma anche se è difficile stabilire il numero esatto, perché si tratta di persone, ecco, appunto, che non si vedono, normalmente non si vedono, che vivono proprio ai margini delle nostre periferie, delle nostre città. Stiamo parlando proprio di quelle persone che, non avendo una casa, perché vivono per strada, hanno perso i diritti fondamentali, per esempio quello dell'assistenza sanitaria. Sì, un popolo che si muove nelle grandi città, mila a Roma, 5.000 a Milano, tanti altri su tutto quanto il territorio, e persone che vivono e muoiono spesso sulla strada, sono immigrati, sono rom, ma ci sono anche tantissimi italiani. 13 le vittime del freddo dall'inizio di quest'anno. Ieri sera è morta una donna a Roma investita da un treno, e sempre stanotte a Milano invece un 65enne è stato aggredito e ferito gravemente. Infatti è ricoverato al Policlinico di Milano. Partiamo questo racconto di oggi nostro sugli invisibili partendo da una sequenza fotografica proprio su di loro. Vediamo. Mio fratello, che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Tante facce che raccontano un mondo, e ci aiuterà a comprendere e a capire un po' di più chi sono gli invisibili, come si muovono gli invisibili e chi sono i visibili per chi è diventato invisibile. Lui possiamo definirlo un esperto di questo argomento, è laureato in filosofia e pedagogia, ha preso anche un master di sociologia, ha insegnato per diversi anni nei licei romani. Ci racconta della sua esperienza Carmelo Zucchi. Ben arrivato, grazie per essere qui Carmelo. Carmelo Zucchi si definisce un libero pensatore di strada. Io sono partita un po' dalla sua storia, e quindi una laurea, un master, tanti anni di insegnamento. Un'altra vita, ecco, una precedente vita. Che vita era quella? Una vita normale di persone che vanno a studiano, insegnano, lavorano, frequentano determinate compagnie, night, tutte queste cose qua. Lei era figlio di un alto ufficiale dell'esercito? Sì, mio padre era un alto ufficiale dell'esercito, abitava ai Parioli, quindi via Lima, lo posso benissimo dire. A Roma e siamo? A Roma, certo. Vengo da Reggio Calabria, ma primo anno di università l'ho fatto a Roma, ho cominciato l'università a Roma e poi mi sono laureato logicamente a Reggio Calabria. Poi il master l'ho fatto a Trento, è un altro discorso. Quindi lei dice: questa era la mia vita precedente, una vita fatta anche di grandi soddisfazioni, una vita serena, una vita di agiata. Beh, una vita dentro la famiglia, un po' fuori per quanto riguarda i divertimenti, tutte queste cose, una normale famiglia, una normale vita che si svolgeva normalmente per i licei, per fuori dai licei, eccetera, eccetera. Poi, mi permetto di continuare, una lunga malattia. Una malattia rara? Rarissima. In quel periodo c'erano 50 casi nel mondo. In tutto il mondo c'erano 50 casi. Mi ha colpito, facendomi fare una ospedalizzazione di circa 14 mesi. Operato, prima in coma, poi operato, insomma, tutto il decorso della malattia, finché guarisco da questa malattia. Siccome era una malattia che tutti ritenevano difficile, mortale forse, e qualcuno ha pregato per me, ero in coma. Chi ha pregato per lei? Degli amici hanno pregato per me. Hanno pregato una suora,
una suora che adesso c'è un processo di beatificazione in atto. Questa suora evidentemente ha fatto qualcosa perché continuasse a vivere, però in un'altra forma, in un altro modo. Uscito dall'ospedale mi sono trovato logicamente un po' spaesato di tutto, non insegnavo più chiaramente, non avevo più la casa perché l'ho persa, i miei parenti se la sono presa. E per cui mi sono trovato proprio senza nulla, ma il mio primo pensiero è stato quello di vedere perché sono così, di riflettere. Per riflettere dovevo stare per forza in mezzo alla strada, non avevo nulla, non avevo nemmeno i soldi più di tutto. Ho cominciato a frequentare la gente che viveva in mezzo alla strada, per scelta più che altro, anche se in quel momento c'era il bisogno di poterlo fare. Però scelta perché lei avrebbe potuto trovare un'alternativa. Certo, certo, avrei potuto non lavorare, prendere un impiego, tutte queste cose qua. Però mi sono poi piano piano innamorato, è la parola esatta, innamorato della gente che vive fuori dagli schemi normali, della gente di vita normale. E mi sono innamorato di questo movimento. Ho cominciato a conoscere, i centri dove si fanno i vincenziani, dove si fanno le docce, o anche a Sant'Egidio dove si fanno le docce, dove si mangia, e addirittura i poveri attraverso l'intervento del sacerdote fanno dire ogni domenica, quindi anche la cristianità, fanno dire ogni domenica una messa che è per i poveri alle 9 di tutte le domeniche. Quindi abbiamo voluto anche una messa a San Rocco, nella chiesa di San Rocco all'Agusteo qui a Roma. Per cui già il povero ha bisogno, da questo piccolo momento, da questa piccola azione, ha bisogno di avere anche un rapporto con lo spirito. Perché l'hanno voluto loro questa, l'abbiamo voluta noi in quel momento, questa messa. Abbiamo frequentato tutto quello che era la frequentazione di tutti i centri dove si va, ho cominciato a conoscere, ho dormito, non mi vergogno di dirlo, anzi ne sono assolutamente orgoglioso, ho dormito quasi 7-8 anni, dentro i cartoni a Ostiense. Addirittura abbiamo fatto, la cosa può essere spiritosa, abbiamo fatto una specie di villaggio piccolo, dove ognuno aveva il suo cartone, tutto diventava un cartone comune, grande, e abbiamo messo addirittura pure la buca della posta. Che significa questo? Non è che eravamo matti. Significa che eravamo così internamente legati l'uno all'altro che diventava praticamente 10, 8, 9, quelli che erano, diventava una famiglia di poveri, una famiglia che non avevano nulla, una famiglia che la mattina si alzava e andava a chiedere. Io sono entrato in questo ordine idea, andare a chiedere, a conoscere, a vedere. Quello che mi ha portato più di tutto nella mia vita è stata la spiritualizzazione della mia vita stessa. Questo mondo mi ha fatto conoscere Cristo, in vero senso, da tutti i lati. Io prima ero cattolico perché la mia famiglia era cattolica, andavo a messa, ma forse svogliatamente. Mi divertivo logicamente come tutti i 35-36 anni che era allora, per cui divertendomi non badavo più a questa cosa. La povertà mi ha dato la forza di essere un uomo per poter portare avanti un discorso anche da cristiano. La comunità di Sant'Egidio, tutte le altre comunità che ho conosciuto mi hanno dato questa forza. Oggi io mi permetto di dire, collaboro con la comunità di Sant'Egidio, collaboro con tante altre associazioni per portare avanti un discorso in cui il povero si venga a sentirsi come una persona che non ha nulla da invidiare all'altra persona. Carmelo, ma la strada è solo così bella? Per me sì. Io qualche tempo fa ho detto in un'altra trasmissione, mi permetto di dirgli, che ho una grande nostalgia dei cartoni. Perché non ci sta più tra i cartoni lei? Perché ormai l'età avanza e il cartone può sembrare anche quello che sta succedendo da un po' di tempo in questa parte, in questa città, in altre città, ci stanno i morti per strada. E noi a questo proposito voglio dire, io personalmente, come tutti i miei amici, come tutti coloro che vivono in mezzo a una strada, sono stanchi, questo è una... che posso dire, è un rilievo verso che si fa verso gli enti eccetera, siamo stanchi di contare i morti,